Buonasera Milano, se qualcuno avesse ancora dei dubbi, spero non ne abbia più sul fatto che il trattamento degli arbitri non è uguale per tutti. Perché abbiamo visto cosa è successo nella partita Monza-Milan e non sto a ripeterlo perché altrimenti dovrei fare un video di 2 giorni. Abbiamo visto cosa è successo a Udine, in Udinese-Juve 0-2. Tra l'altro le stampano, fanno le copie di quelle partite lì. Udinese Juve 0-2, non so quante ce ne siano state dal 98 in poi. E comunque l'Inter non è che abbia fatto una grande partita, eh. Però adesso stiamo parlando d'altro. Adesso stiamo parlando di regolamento uguale per tutti, rispetto delle regole. Questo va detto prima, secondo me. Prima di tutto va sottolineato questo. Poi possiamo parlare del fatto che l'Inter non ha fatto una buona partita. Ovviamente meritava comunque di vincere perché la partita l'ha fatta l'Inter. Poi il Venezia ha avuto un paio di occasioni dove Sommer ha fatto due grandi parate e si sarebbe meritato un voto alto in pagella, se non che sul gol poi annullato al Venezia, male, molto male, perché quella è una palla che non deve passare. Poi il Venezia fa un doppio fallo perché il marcatore del gol, adesso non so se sia un attaccante, il marcatore del gol fa un fallo evidente su Bissek perché lo affossa, gli appoggia proprio le mani, anche perché altrimenti non sarebbe riuscito ad anticiparlo. E per di più segna con un braccio. Il VAR annulla per gol per tocco di braccio, ma il tocco di braccio era da andare a vedere con attenzione. Ma quindi, se questo avesse fatto uguale, avesse segnato di testa, avrebbero dato per buono un gol che buono non era. Sorvolando sui 7 minuti di recupero, ma dove li ha visti sti 7 minuti di recupero? Tra l'altro, l'azione è arrivata proprio al settimo minuto, quindi sarebbero stati determinanti nel caso il gol fosse stato buono. E poi il gol dell'Inter annullato con questo fuorigioco semiautomatico che io non lo so, cioè quando il fuorigioco è di tanto così, di alluce, ma l'alluce voi quanto ce l'avete lungo? Io non lo so, me lo misuro, sarà 3 centimetri, non lo so, non 10, altrimenti non lo so, non è l'alluce. Vabbè, ma guardate ragazzi, cioè, il fuorigioco semiautomatico a me lascia perplesso, perché comunque è una questione di frazioni di secondo, cioè a quelle velocità, una frazione di secondo prima o dopo, quando loro fanno il fermo immagine, cioè quando il pallone parte dal piede del giocatore che serve l'assist, diciamo così. È un attimo far figurare che sia fuorigioco o non fuorigioco se parliamo di 2 o 3 centimetri. Se parliamo di 1 metro, no, ma se parliamo di 2 o 3 centimetri possono fare quello che vogliono. Quindi io non voglio fare il complottista. Prendo per buono tutto, però prendo per buono tutto, ma dopo aver visto quello che succede anche nelle altre partite, cosa devo prendere per buono? Che te le fanno sotto il naso anche quando sono lampanti. Theo Hernandez che si butta in terra, viene annullato un gol buono al Monza. Figuratevi quando possono veramente agire a livello tecnologico per far figurare che questo è gol, quello non è gol. Vabbè, comunque. Sulla partita a me non piace come gestisce Inzaghi certe volte le situazioni, soprattutto ultimamente. Meno male che è rientrato Çalhanoğlu, perché il giocatore è veramente, forse il giocatore più importante, direi sì, in questo momento. Inzaghi in questo momento secondo me ha paura. Ha paura e purtroppo
Quando un allenatore ha paura, spesso capita che la trasmetta ai propri calciatori, un po' di ansia, no? E per carità, poi ci sta che magari si siano resi conto dell'atteggiamento degli arbitri, della disparità di trattamento, quindi anche questo alimenta un po' di ansia. Te sei 1-0, sai che può capitare l'episodio, però non è l'atteggiamento giusto. Inter Venezia, tu sei in casa, non è questo l'atteggiamento giusto. Non stai battendo 1-0 il City a Manchester. Ok? Comunque, sta diventando troppo lungo questo video. Lasciamo perdere gli aspetti tattici, perché, ripeto, secondo me la cosa più importante oggi da dire è 7 minuti di recupero, un gol evidentemente da annullare non annullato. Qualche cartellino giallo che manca per varie tirate di maglietta, lì è giallo da regolamento. E a me questa che ha arbitrato oggi non è piaciuta per niente, però ha fatto bene il suo lavoro. Vedrete che la rivedremo. Un saluto a tutti, ciao ragazzi.